Focus si continuano a produrre gli ATR, è un po' un simbolo di come ricerca, sviluppo, innovazione e produzione stanno assieme. E da questo punto di vista Leonardo è un fiore all'occhiello del nostro paese per il modo in cui riesce ad attrarre investimenti, ad investire in ricerca e sviluppo il 12% del suo fatturato, a trasmettere nella catena del valore la ricerca e sviluppo che produce nelle piccole e medie imprese del nostro paese, mantenendo un alto valore aggiunto della loro produzione. Credo che sia una giornata importante per questo territorio, l'industria, la ricerca, lo sviluppo, l'educazione sono presidi di legalità, un territorio che ha bisogno di poter dare un futuro ai giovani che si formano nelle università del sud e che troppo spesso devono abbandonare queste bellissime zone per andare a lavorare altrove. Ministro, quando ci sarà il ministro per il Covid-19 e che cosa si deciderà? Quali saranno le misure? Guardi, in questo momento non so ancora dirle se il Consiglio Ministri sarà questa sera o domani, è una questione veramente tecnica e materiale di preparazione degli Consigli Ministri. Oggi andrà in Consiglio Ministri un provvedimento che introduce alcune sospensioni del pagamento delle bollette elettriche, gas e acqua, sospensione del pagamento delle rate e dei mutui, sospensione di alcuni provvedimenti dell'ISEE, accertamenti e quant'altro, sospensioni e adempimenti tributari e fiscali, ma soprattutto un innalzamento a 750 milioni del fondo di garanzia, una fast track per le piccole e medie imprese del territorio della zona rossa, direttamente colpite dal fermo di produzione, che va incontro a una che è l'esigenza maggiore che ci è stata segnalata da tutte le associazioni di categoria, cioè quella di consentire alle imprese di avere della liquidità, perché in questo momento rischiano di rimanere completamente senza cassa. Avere liquidità con un sistema di credito e il fondo di garanzia serve esattamente a questo. All'interno del provvedimento, oltre a portare 750 milioni al fondo, eliminiamo tutte le spese per la pratica amministrativa e diamo una priorità al piccole e medie imprese di quel territorio. Non è l'unico provvedimento che facciamo tutti i giorni, la prossima settimana invece ci sarà il provvedimento dove dovremo affrontare il tema dell'utilizzo delle ditte che non riescono più a produrre, quindi un utilizzo diretto per un taglio diretto che avrà un fatturato inferiore a quello del primo trimestre degli anni precedenti, dovremo studiare il meccanismo, dovrà avere un utilizzo diretto. E poi dobbiamo ragionare sulle filiere, sulla diversi settori produttivi che sono più direttamente coinvolti e non direttamente la zona degli 11 comuni interessati al ferro produttivo, ma penso al turismo che riguarda purtroppo tutto il paese, i servizi, i trasporti, la distribuzione, la distribuzione. Stiamo affrontando, ringrazio tutte le società di categoria per il contributo in modo serio per capire quali sono i settori che sono. Gli effetti globali ma lo vediamo già adesso, gli effetti globali sulla nostra economia, ma è un effetto che andrà poi a ripercuotersi anche sulle altre economie europee, lo vediamo banalmente come lo spread si alza, come c'è un'incidenza diretta in questa situazione, globale e che in modo globale hanno influito le incertezze di governo. Si sta cercando un po' di abbassare i toni sul coronavirus, in questo senso anche la decisione di non comunicare più i casi non particolarmente gravi. Siete più preoccupati delle ricadute economiche o del problema sanitario? Beh, il problema nasce per un problema sanitario, poi io vorrei chiarire la politica non è che fa scelte di tipo politico su questo tema. C'è la scienza, ci sono i medici, ci sono i biologi che ci dicono quali sono gli obiettivi e che cosa bisogna fare. La politica ha messo in campo gli strumenti che ha a disposizione per raggiungere quegli obiettivi. C'era l'esigenza di limitare lo sviluppo dell'epidemia a rapido e quindi abbiamo fatto delle scelte che hanno seguito la direzione. Seguiamo i consigli prendere in mano la situazione dal punto di vista sanitario. Ovviamente poi ciascun ministro si occupa dei rifiuti.
interessi che questo ha sui propri settori di competenza. Io mi occupo di sviluppo economico e quindi sono particolarmente attento alle esigenze delle società di fine, così come la nostra Bellanova si occupa del comparto agricolo, del centraio, del grandissimo problema dell'esportazione. Sempre incontrerai lavoratori? Certo, ho incontrato molte volte, possiamo incontrarmi anche oggi in controllo. Ministro, l'Italia ha chiesto 4.000 Beh, queste ore sono importanti per l'Italia, rispondo a più di una domanda contemporanea, nella misura sono certamente logicamente preoccupato, credo, perché viene a nascondere la preoccupazione di un problema che aveva già delle complessità di soluzione prima degli effetti del coronavirus e che oggi con la grandissima difficoltà con cui decidono di confermare i viaggi, abbiamo molte cancellazioni, ovviamente incide sul nostro vettore aereo, quindi è evidente che c'è una problematicità in più. Confido però che anche in questa occasione l'ottimo lavoro che sta facendo il commissario Grando porti al bando nelle prossime ore per la prima fase esplorativa, quindi un'analisi, una verifica di mercato e poi una seconda fase rapida per le offerte vincolanti. Continuo a essere ottimista, come lo sono sempre stato, perché ritengo all'Italia un valore assoluto per il nostro paese. Certamente aumenta la preoccupazione per la soluzione di un tema che hanno preso prima, ma il coronavirus certamente non ha. Quindi il bando grazie.